Si vede che sta a lavorare tanto perché cioè, sembra Pandev. Questo è il periodo in cui non devi rompere le palle a Zatta. Zatta è come il cavaliere nero. La cosa che adoro di più di Zatta è che lui fa tutto ciò con le Vans. Non con quelle scarpe di merda che non, c'hai. Non con queste. La Vans è la classica scarpa antinfortunistica. Tiziano è riuscito a cambiare la candela del terzo cilindro senza tirare giù il motore della Subaru. Già questo è qualcosa. E già questo è, considerando il fatto che c'ha le dita grosse così che se faceva l'urologo. Quello a testa dietro non funzionava neanche prima. Ma il motore è appeso all'iniettore. Non esce. Non esce. L'ho martellato con qualsiasi cosa. Devi estrarre la spada dalla roccia. È terribile con questo rumore. Sarà mai terribile come le scarpe tue, fidate. È faticosissimo. Dai, deve esserci questa nota ricorrente del fatto che ti blasto in continuazione. Certo, perché ti diverti in realtà. Certo, mi diverto, perché ti sto insegnando le cose e tu giustamente da, come si dice, ultima ruota del carro, no? Bisogna con gusto farti crescere. Cioè tu a quella gli puoi mettere la barra d'uomo, ci puoi fare tutta quell'artiglieria là dentro, quello, no? Quello è il motore che fa le rotelline. Te c'avevi l'RX8, eh? Che era peggio, molto peggio. Oggi ha deciso di blastarmi malissimo proprio. Dai, stasera offro birra. Oh, vedi, una cosa intelligente l'ha detta. La cosa più logica è che sia successo qualcosa sotto la macchina, più che dentro la macchina. Che te dici? Oggi sai, mi ha risposto al telefono. Io fa, pronto? Due. Buongiorno, bentornati da Ufficiale del Pilota. Oggi c'è una bella giornata, il sole, la Subaru. E come promesso, iniziamo, facciamo il tagliando, la tiriamo su e vi raccontiamo tutto quello che c'è qua sotto. Anzi, quasi tutto. La parte più difficile del tagliando di una Subaru è certamente cambiare le candele, perché sono infilate lateralmente vicino ai lungheroni del telaio, quindi... Michi, cambiamo l'olio, dai, prima. Vai, scarichiamo l'olio vecchio e mettiamo quello nuovo. Stacco connettore del sensore temperatura olio e svitiamo il tappo della coppa. Un motore così asciutto l'avevi mai visto? Siamo quasi. Ah. Non so perché, ma questa cosa mi fa sempre godere. La macchina ci dà il recovery. Sì. E l'olio è puzza di benzina, fondamentalmente. Spiegaci, sì. Perché. Perché probabilmente, essendo in recovery, ha girato molto più grassa di quello che doveva essere, quindi mandando molta più benzina in camera di combustione. E è normale, quando stanno in recovery fanno così per evitare di fare danni al motore, perché una carburazione più grassa fa meno danni di una più magra. Mentre scarichiamo l'olio, ti dico che io però, scambiando lo scarico, e non so se lo farò, potrei perdere quel sound più acuto rispetto al tipico suono cupo del boxer. Sì. Ma invece il discorso di equal length... Il discorso equal length è un discorso che riguarda principalmente il tipo di suono che hai, più, sì, regolare o più ruvido, simile al boxer. E in base alla forma dei collettori, alla lunghezza dei singoli condotti di scarico, hai un suono che è più regolare o meno regolare. Vedi la forma dello scarico che esce dalla testa, dai collettori, ha queste linee che sono più lontane, che sono praticamente dritte. Queste invece, che sono più vicine all'uscita, sono state allungate in modo che hanno la stessa lunghezza di quelle più lontane. È per quello che non hai quel suono da boxer tradizionale. Questa paratia che si vede qua serve a evitare che il calore generato dai collettori di scarico vada a riscaldare l'aria aspirata dal filtro, che è esattamente qui dietro, e ha una presa d'aria dedicata davanti sul paraurti. Okay. Questa, infatti, lì dietro si vede il filtro con la spugna. Che olio mettiamo sul Subaru, Michi? Bardal XTC C60 10V40. È un po' di tempo che metto quest'olio. Che non metti o sì, che sì, è un po' di tempo che metto questo. Beh, non è male. Anzi, è uno dei migliori questo. Sarebbe anche il caso che Bardal si svegliasse e cominciasse a sponsorizzarci. Però vabbè. Bardal, buongiorno Bardal. Buongiorno. Ah, ma solo a voi, a me me l'hanno fatto pagare. Allora siete famosi. Eh sì, ormai. Anzi, chi non segue la pagina Ufficio Cubo non guiderà mai supercar. No. Chi non vi segue su Instagram non guiderà mai supercar. Solo Civic scassate. Solo Civic scassate. Ah, la tua praticamente. Sì, esattamente. Cosa hai fatto qui? Ho oliato e lubrificato la guarnizione del filtro in modo che non si incolli quando lo andiamo a montare. Quanti newton metro stringe la tua mano, Michele? La mia non lo so, ma andrebbero intorno ai 10-12 newton metri. Più o meno così. Like the sound. Stretti bene a mano.
stretti bene, certo, a mano. Una paratia per parare dal calore questo filtro, perché vedi qui ci sta proprio. Beh, i collettori di serie sono rivestiti, in effetti hanno una paratia che impedisce che il calore si diffonda troppo. Qualcuno ha detto merda per caso? Rimettiamo il tappo della coppa. Vedi, Matteo, te l'hanno commentata tutti, te l'hanno chiesto tutti nel video della Subaru, ma che cos'è questa? Questa è la Pop-Off ed è della Blitz. Che dà un gusto. Che gusto è dà? È bello, che è piacevole. Che gusto dà? L'aria impressione che arriva anche qui sopra tiene la membrana chiusa. Nel momento in cui tu rilasci il gas, la pressione che è qui dentro è sufficiente ad aprire la membrana e farla uscire qui. E far uscire l'aria da questa parte, quella in eccesso. E da lì sentiamo il famosissimo suono. Esatto. Se non ci fosse lei, sentiremo il famoso che poi è l'aria che sbatte sulle palette. È l'aria di base che torna indietro nei condotti di aspirazione e sbatte sulle palette del turbo che stanno ancora girando, ovviamente. Quindi sondaggio, ragazzi, è più sexy il della Pop-Off o lo stututututu? Anche questi che sono i flauti benzina, il rail benzina, sono aggiornati della Perrin. Guarda, guarda come ispeziona, guarda come ispeziona Officine Cubo. Matteo, ma c'è una biella di fuori? Vedi, perché io la turbina l'ho tenuta originale, ecco perché va così forte, altro che quelle turbine gigantesche. Però lo spazio per un bel padellone c'è qui. Dici, eh? Sì, sì. Effettivamente. Guarda, guarda quanto spazio. Svitiamo tutto, dai. Se cade sei morto. Cilindri contrapposti. Se bello vuoi apparire, un pochino devi soffrire, o meglio, se forte vuoi andare, un pochino ti devi incazzare. Questa è la massima del giorno, e la faccia di Gianluca, sì, Spinello laggiù la dice lunga. Esattamente. Hai preso il caffè stamattina? Ora no. Si vede dallo sguardo, sincero, ma abbastanza inquietante. Ragazzi, io non vi posso far vedere dov'è la candela, perché la telecamera là dentro non ci arriva. E non la vedo neanche io. Infatti non la vediamo neanche noi. Devi dire a chi ti ha cambiato le candele prima che forse stringerle potrebbe servire. Ma infatti il misfire del terzo cilindro era perché era lenta. Sono quello. Tutte lente. Bene. No, no, ti prego. Io regolarmente mi perdo qualche pezzo. Ah, vediamo un po'. Benzina. Grassa? Sì. Candela nuova a destra, candela vecchia a sinistra. Non erano messe per niente male. Però nuova è meglio. Certo. Per stringere le candele, da istruzioni NGK, vanno avvitate a mano fino a battuta. Dopodiché, per le candele M14, che sono quelle che abbiamo in questo caso, va fatto mezzo giro o due terzi di giro. La sto stringendo. Hai fatto? Sì, ma sto giro stringiamola bene. Tiriamo sulla Subaru per fare l'altra candela. È più comodo farla da sotto. Ma sei bello tu. Terzo cilindro già l'abbiamo fatto, ha fatto zat poco fa e dai, ci siamo, ne mancano due. Sta sbroccando, sta sbroccando perché non riesce a svitare la candela, sto impazzendo. No, no, no! Allora. Ti fa fastidio se faccio così? Dai! Cos'è questa? Dai! Dio, quanto rosico che mi sia staccata tutta la vernice. L'unica candela stretta è quella scomoda. Meno male, va. Un consiglio utile, ragazzi, visto che è un motore boxer, quindi ha i cilindri contrapposti, le candele si trovano in una zona veramente angusta. Molto, bisogna, molto scomode. Bisogna davvero tribolare. Allora, il terzo cilindro riportava un misfire e abbiamo scoperto perché. Perché la candela era lenta. Ora, il buon Michele sta tribolando per stringerla bene, una mezz'oretta in più di lavoro e siamo a posto. Giusto, sì. Mick? Giusto, Mick? Sì. Non ci vuole molto, ma va fatto, è fondamentale. È quasi ora di pranzo, Mick, sta tranquillo. Andiamo a mangiare. Rimettiamo la batteria e voilà. Yeah! Smontiamo il tubo di aspirazione così abbiamo libero molto accesso. Qua è più comodo, molto. Dici, eh? Sì. Com'era questa? Finally. Nel tuo caso è una mancata accensione dovuta però al fatto che la candela, essendo lenta,
faceva passare parte della compressione del cilindro, quindi non avendone abbastanza per accendere, non accendeva. Durante l'erogazione con questo video vi faccio sentire come fa un misfire o come suona un misfire. La wastegate ha la funzione di regolare quanta pressione facciamo con il turbo. Che fa tante views la wastegate esterna. Perché tendenzialmente la wastegate esterna fa molto più rumore di quella interna. E in termini di prestazione? Lo scopo principale della wastegate esterna è quello di far sfogare i gas di scarico prima che arrivino alla turbina, in modo che non alzino la pressione di sovralimentazione che stai utilizzando. E il vantaggio di avere la wastegate esterna è che, essendo un passaggio molto più grande separato rispetto allo scarico normale, e di solito è attaccato sui collettori di scarico prima della turbina, con grandi volumi di gas di scarico hai maggior possibilità di farli sfogare, e facendoli sfogare prima della turbina hai meno contropressione allo scarico, quindi di conseguenza meno temperatura di gas di scarico e meno, diciamo, un flusso di gas di scarico migliore. Questa è interna, perché è nello stesso, nell'housing di scarico della turbina. Quelle esterne di solito si mettono invece sui collettori di scarico prima della turbina. Nel frattempo Miki ha rimontato il tubo dell'aspirazione, siamo pronti per cambiare l'olio. Com'è? Al massimo, adesso accendiamo. Mezzo giro di chiave e parte. Ora rifacciamo il livello. E ne manca circa mezzo litro. Sull'aspirazione abbiamo questo tubo, che è AIM tra l'altro, e serve semplicemente a spostare il filtro dell'aria qui davanti in modo che prenda aria più fresca possibile. I flauti, il rail benzina della Perrin, con anche il ritorno benzina, con il regolatore pressione benzina davanti. La Subaru ce l'ha di serie, così come le Evo, è un sistema che hanno di serie, che praticamente spruzza dell'acqua sull'intercooler per raffreddare l'aria aspirata, per abbassare la temperatura dell'aria aspirata. Mettendo l'intercooler frontale bisogna ovviamente adattare questo sistema, sempre ammesso che si voglia mantenere, e se si vuole fare un upgrade proprio estremo si può utilizzare un impianto con iniezione di CO2. Questo è lo scarico della macchina, che è praticamente originale. E oltre allo scarico e i collettori abbiamo una mappa della centralina per avere un po' più di cavalli. Qui abbiamo una barra antirollio posteriore Perrin, così come anche i bracci inferiori posteriori. Differenziale posteriore originale, così come anche quello centrale e quello anteriore. Lì dietro c'è un assetto Tain Flex. Anche davanti abbiamo un antirollio della Perrin, invece i bracci sono originali. Vediamo come va. Vediamo come va. Già dalla faccetta sei sorridente. È carina, sì. Bella posizione di guida, questo volante non è male. Sì. È comodo, sei seduto alto perché è una macchina da rally, c'è una buona visibilità. Quello anche delle regolazioni, puoi alzare e abbassare. Il volante è abbastanza vicino. No, ma... E anche le regolazioni dello sterzo si possono fare tramite una leva lì sotto. E no, ovviamente non si regola in profondità, è un volante a calice apposta, ma puoi alzarlo e abbassarlo. Poi è divertente perché lì davanti vedi quello scuppone lì, sì. Che è troppo figo. Dicevamo che la frizione, come dicevo anche nello scorso video, è una frizione non rinforzata. No, lo spingidisco rinforzato, infatti è bella dura da premere. Sì. Serve. Sì. E questa non ha controlli, non ha niente, esce così, che meraviglia. Piacevole. E comunque, visto che si intraversa leggermente, certo, nonostante la trazione integrale, quindi pensa quanto è divertente sta macchina. Tantissimo. E poi ha una gran stabilità, gomma fredda, pneumatico sbagliato. Sì. Non è il suo, questo è un 2,55. Sì. Diciamo che le ho rotto particolarmente le scatole, però sì, si comporta bene. È pazzesca, devi dare, Ora puoi anche spruzzare un po' di acqua sull'intercooler, sì. Se vuoi. Guarda che figata. Sentilo.
Oh, bella fresca. Andiamo a mangiare i sette archi. Michele, come ti sembra? Gran bella macchina. Grazie di cuore, Officine Cubo, come al solito. Lasciateci un like al video, iscrivetevi al canale e andate a seguire i ragazzi di Officine Cubo su Instagram. Vi lascio il link qui sotto. Belli di casa. Ciao, alla prossima.